La storia che raccontiamo questa sera è la storia di un delitto, naturalmente, ma non è soltanto una storia di morte, è anche una storia d'amore. Non l'amore che intendiamo di solito, quello tra due persone, ma un amore diverso, più alto, più profondo, spirituale. Questa è la storia di una ragazza che aveva il cuore che cantava. Se fosse un romanzo giallo, la storia di Lydia Macchi sarebbe stata scritta da Gilbert Chesterton, l'autore dei romanzi polizieschi che hanno per protagonista un prete, Padre Brown. E questo non solo per l'ambiente in cui si svolge o per i personaggi che ha coinvolto, ma proprio per quel risvolto spirituale, per quel qualcosa che tocca l'anima, che insegna e fa riflettere e che nel caso di Lydia è particolarmente presente. Oltre a questo, naturalmente, c'è il mistero, proprio come nei romanzi di Chesterton. E c'è la provincia tranquilla, un piccolo paesino, quasi un paesino di campagna, circondato da macchie di alberi e di rovi, come una brughiera. Piccoli boschi nascosti che in quei giorni sono ghiacciati da una morsa di gelo eccezionale. La nostra storia inizia con una ragazza in macchina, sulla strada che va a Cittiglio. Lei si chiama Lydia. Ha 21 anni ed è molto carina, molto simpatica e molto religiosa. È attivissima nel movimento scout e in Comunione Liberazione e ha tantissimi amici. Una sua amica, Paola, è in ospedale a Cittiglio per un incidente di macchina e Lydia la sta andando a trovare. Un'occasione dell'ultimo minuto, perché Lydia era senza macchina, ma i suoi sono tornati prima dalle vacanze e le hanno lasciato la Panda. È in riserva, ma da Varese a Cittiglio sono pochi chilometri. E può andare a trovare Paola all'ospedale e tornare a casa per l'ora di cena. E comunque, per sicurezza, suo padre le ha lasciato 10.000 lire per la benzina. Quando è uscita di casa erano questi gli accordi: approfittare della macchina per andare a trovare Paola, così il giorno dopo non deve uscire e può rimanere a casa a studiare per un esame. I suoi li avrebbe visti più tardi, alle 8, a cena, per raccontarsi le vacanze, le prime che Lydia e i suoi facevano separatamente. Alle 8, per cena. Solo che alle 8, per cena, Lydia non è ancora tornata. A raccontarci quei momenti è proprio il padre di Lydia, Giorgio Macchi, intervistato per noi da Alessandro Riva. Signor Macchi, il 5 gennaio dell'87 Lydia uscì dicendo che sarebbe tornata per cena. A che ora voi avete iniziato a preoccuparvi per la sua scomparsa? Diciamo che i primi campanelli di allarme li ha avvertiti mia moglie che aveva sempre avuto un certo rapporto, una sensibilità particolare. Io onestamente, col tipo di ragazza che era, non mi preoccupavo più di tanto, in quanto che conoscevo abbastanza le amicizie che lei aveva. E penso che ognuno nella propria vita, magari certe cose le legge sui giornali, ma accadono sempre agli altri. Cioè non sei mai tu protagonista. E quindi onestamente io sono andato a cercarla poi verso le 9, quando mia moglie ha cominciato a insistere, lei sentiva questo presentimento, abbiamo cominciato a telefonare agli ospedali, alla polizia per vedere se c'era stato qualche incidente, che è la cosa normale che si pensa. Quando sono arrivato nel piazzale d'ospedale e ho visto che la macchina non c'era, e lì ho cominciato a preoccuparmi, perché ho detto, ma però la mia speranza è che l'avessi incrociata ma non l'avessi vista, no? Per cui sono andato dall'amica, dalla Paola, e lei mi ha confermato che Lydia era uscita alle 8.10 dall'ospedale dicendo che sarebbe venuta a casa perché aveva appuntamento con noi, che eravamo appena tornati alla montagna. Dov'è Lydia? È uscita alle 20.10 e Paola racconta anche che aveva una gran fretta, perché si era accorta che stava facendo tardi per la cena con i genitori. Dov'è finita? Siamo a Cittiglio, un microscopico paesino in provincia di Varese, un paesino piccolo e tranquillo, come quelli dei romanzi di Chesterton, e quello è soltanto il parcheggio di un grande ospedale. Dov'è finita Lydia? Dov'è scomparsa? Quando ho visto che cominciavano ad essere le 11, veramente cominciavo ad avere qualche tremore, no? Cioè, perché da una parte c'è la fiducia, però cioè, l'imponderabile non si sa mai. Per cui a questo punto sono ritornato giù sul posto, però a questo punto, siccome per lavoro conosco
più o meno la zona, e ho cominciato a visitare una parte della montagna, una parte del lago, che lì siamo vicini al Lago Maggiore, e insomma ho girato con la macchina fino alle 3, e più giravo e più questa angoscia mi prendeva. E telefonavo a casa, lei era a casa e ci ha telefonato, diceva no, non ha ancora telefonato, e quindi non riesco a descrivere oggi lo stato d'animo, ma potete immaginarlo. Anche se era lontanissima da me l'idea che poteva essere successo quello che poi è accaduto. Quella notte per la famiglia di Lidia è sicuramente una notte d'inferno. L'unica cosa che li conforta è la speranza, che si riprende il giorno dopo con una sorpresa davvero inaspettata. Almeno 100, tra amici di Lidia, compagni di scout di Comunione e Liberazione, si sono dati appuntamento davanti a casa sua, rigorosamente organizzati in una trentina di gruppi. Hanno macchine e cartine topografiche su cui sono indicati i rispettivi settori di competenza, che da Varese arrivano fino a Cittiglio e comprendono le strade, le macchie di rovi attorno alla città, i fossi, i viottoli, perfino il lago, tutto. Obiettivo: trovare Lidia. La voce si è sparsa subito da due o tre telefonate che aveva fatto mia moglie nelle varie case, nelle varie famiglie, per sapere se Lidia era lì, e diciamo con mia sorpresa alla mattina mi sono trovato qua dei rappresentanti di circa una trentina di equipaggi, i quali si erano già divisi tutta la zona per andare a cercare. Io ancora non mi rendevo ancora conto, poi dicevo vabbè, proviamo, cioè non pensavo assolutamente, dato che la macchina non c'era, perché il problema era ma dov'è rimasta la macchina. E quindi ognuno poi ha preso, diciamo, una piccola zona, e degli amici molto vicini a lei il giorno dopo hanno trovato, diciamo, la macchina con lei in una località poco distante dall'ospedale. Nei romanzi gialli, quando si cerca a lungo una persona misteriosamente scomparsa e alla fine la si trova, spesso c'è una brutta sorpresa. Questo non è un romanzo giallo, ma a volte purtroppo la realtà non è da meno. A trovare la macchina di Lidia sono tre suoi amici, nella tarda mattinata del 7 gennaio, quasi due giorni dopo che era scomparsa. I tre ragazzi battono i boschi dietro la stazione di Cittiglio e imboccano una stradina sterrata, nascosta tra i rovi, che prosegue fino ad una cava. La percorrono finché all'improvviso, ferma in uno spiazzo, vedono la macchina di Lidia. Uno dei tre, una ragazza molto amica di Lidia, fa percorrere verso la macchina, ma gli altri due la trattengono. Pensano al peggio e purtroppo hanno ragione. Lidia è a terra, accanto alla macchina, a faccia in giù, leggermente piegata su un fianco, tiene i pugni stretti contro il corpo, come se dormisse. È anche parzialmente coperta da un pezzo di cartone, proprio come se stesse dormendo. Ma non dorme, naturalmente. Lidia è morta. È stata uccisa a pugnalate, la maggior parte ricevute da dietro, sulla schiena. Chi l'ha colpita ha usato un piccolo coltello dalla lama corta. L'ha colpita 29 volte. Ai carabinieri che accorrono sul luogo del delitto, alla squadra mobile di Varese, che conduce la maggior parte delle indagini, e al sostituto procuratore Abbate, che le coordina, si presentano fin dall'inizio alcuni strani particolari che complicano il mistero. Lidia non è stata uccisa in quel luogo. Quel luogo è un boschetto fuorimano, appartato, che serve come discarica clandestina, oppure come luogo d'appuntamento per affari di droga o di prostituzione, e proprio perché è nascosto. Ma lì Lidia non c'è stata uccisa, c'è stata portata, perché in quel luogo non ci sono abbastanza tracce di sangue. E Lidia non è stata uccisa neppure in macchina, perché anche lì non ci sono tracce di sangue, tranne qualche goccia che si trova sul sedile del passeggero. La macchina, anche quella è strana. È la Panda di Lidia, e quando viene ritrovata è parcheggiata verso il bordo dello spiazzo, come se avesse dovuto fare spazio ad un'altra auto. Ha uno sportello aperto e il comando dei fari in posizione di acceso, e il serbatoio in riserva, ancora, come quando era partita. Non può aver fatto molta strada. Dai calcoli degli investigatori potrà aver coperto al massimo un raggio di una decina di chilometri. Le 10.000 lire che suo padre le ha dato per la benzina sono ancora lì, nelle tasche dei jeans. Ecco, i vestiti. Anche riguardo ai vestiti di Lidia c'è qualche problema.
sono gli stessi che indossava il giorno in cui è scomparsa. Un giubbino scuro, jeans coloriti, un paio di stivali nuovi, acquistati soltanto qualche giorno prima, solo che non li indossava nel solito modo. Aveva i jeans infilati dentro gli stivali e non fuori, come li portava di solito. E aveva anche il collante a rovescio. Prima di essere stata uccisa, Lidia ha avuto un rapporto sessuale. Era la prima volta che avveniva, così stabilisce l'autopsia. E per come era fatta lei, per il suo carattere, per il valore che attribuiva alla sua verginità, c'è da pensare che non fosse consenziente. Povera Lidia. È come se le 29 pugnalate le avessimo prese tutti noi. E non solo lei morta, ma tutti quelli che gli volevano bene, gli amici. E sembrava impossibile che una ragazza così fosse trucidata e abbandonata in questa discarica in questo modo. Quindi la nostra reazione era contrastante, perché come non è che uno pensa al senso di giustizia subito, cioè uno pensa che questa figlia non la vedrà più, che gli è tolta, e ha bisogno poi di rielaborare dentro di lui. Il dolore nella prima reazione è proprio di tipo anche fisico. Io mi ricordo che stavo malissimo, avevo dei dolori tremendi, mia moglie di notte saltava sul letto, cioè proprio una cosa che ha sconvolto l'equilibrio anche psicofisico delle persone. È venuto il momento di conoscere al meglio. È venuto il momento di andare a Varese e cercare di capire chi era questa ragazza, perché si è riuscita a mobilitare così tanta gente per cercarla e perché si è finita in quel posto, uccisa in quel modo. E forse in questo modo riusciremo anche a capire perché questa storia sia una storia d'amore e non solo una storia di morte. Ci sono dei posti che si dovrebbero ricordare soltanto per esserci stati in vacanza. Quelli sulle rive dei laghi, per esempio, quelle piccole distese d'acqua definite e circoscritte, senza quel senso infinito della vastità degli oceani che tronca il respiro, senza quel continuo ossessivo andare e venire delle onde del mare, ma soltanto un piccolo specchio d'acqua tranquillo da attraversare con calma. Chi vive vicino ad un lago come questo e vuole andare nel paese vicino, lo fa scivolando lentamente da una sponda all'altra, costretto a fermarsi all'imbarco, a salire e aspettare. Non correre, ma aspettare. Respirare il vento umido e fresco che gli arriva sul volto e che è quasi lo stesso respiro lento del lago. E dopo, soltanto dopo, scendere e ripartire. Dovrebbero essere sempre così i posti che stanno sulle rive dei laghi. Tranquilli, immobili e antichi, un po' aristocratici e assorti, come quando ci si ferma a riflettere su una cosa importante, sapendo che per un po' si può fermare anche il tempo. Non dovrebbero dimenticarsi di avere un'anima e soprattutto non dovrebbero essere ricordati per un brutto delitto irrisolto, come quello di Lidia. Lidia ha 21 anni ed è molto bella. In tutte le fotografie che la ritraggono, Lidia sorride e il suo è un sorriso molto aperto, molto fresco, molto dolce. Non è il solito sorriso che si fa davanti alle fotografie, è un sorriso sincero. Lidia vive tra Varese e Milano, dove frequenta il secondo anno di giurisprudenza all'Università Statale. È una ragazza molto attiva, fa pallavolo, nuota, scia, è una ragazza molto vitale, molto simpatica. Ce la racconta Luisa Zilio, sua compagna di appartamento a Milano, intervistata per noi da Lorenzo Viganò. Lidia era una ragazza estremamente estroversa, allegra, vivace, fresca, appassionata alla vita, ai rapporti umani, all'amicizia. Sicuramente in lei era molto forte il desiderio di realizzare la sua personalità, cioè di diventare una persona matura e vera. E questo desiderio lo aveva per sé e per le persone a cui voleva bene. Naturalmente questo per lei significava, come anche per noi, significava
approfondire la sua esperienza di fede che faceva, l'esperienza di fede che faceva e la vita quindi anche che aveva scelto di fare. Lidia è una ragazza molto matura, molto profonda. È una ragazza di Comunione e Liberazione che, come scrive Gianni Spartà, un giornalista di Varese, sa essere religiosa senza essere bigotta, spirituale senza rinunciare alle emozioni della sua età. Molto impegnata in attività di volontariato con il suo gruppo e con gli scout, Lidia soprattutto pensa, riflette e scrive. Scrive dappertutto, sui quaderni, sui tovaglioli di carta, perfino sulla testata del letto. Si mette in terrazzo, davanti al panorama delle colline, appoggia il quaderno sulle ginocchia e scrive. Scrive pensieri, parole, frasi, ricordi, lettere, cose che parlano del mistero delle cose, di Dio, del prossimo, e ne parlano sempre con gioia, a volte con tormento, ma sempre con un profondo e vivace attaccamento alla vita. Ecco cos'è quel sorriso che Lidia mostra nelle fotografie. È il sorriso di una ragazza che la ama davvero la vita. Signora Paola, ci vuole raccontare che tipo era Lidia? Beh, per una mamma è sempre un po' difficile raccontare come una figlia. Nel senso che non vorrei esagerare nel senso di parlarne troppo. Che carattere aveva? In casa era un libro aperto, lei quando tornava dall'università raccontava tutto quello che le era successo, cosa avevano detto sul treno, tutto, era proprio un... Ma poi con me aveva un rapporto, anche se c'era proprio la distacco madre e figlia, ma anche un rapporto di amicizia, diciamo. Lei quando aveva dei problemi anche... come tutte le ragazzine dai 15 anni, la prima mestruazione, le qualsiasi cosa, lei mi chiedeva, mamma così, mamma cos'ha, non aveva problemi e questo rapporto l'aveva anche col papà. E che rapporto aveva per esempio con il fratello appena nato, aveva 10 mesi? È bellissimo, lei lo adorava perché quando... Le poteva cambiarlo, fargli il bagnetto, lei era tutta contenta, lo chiamava pescolino perché era, dice che aveva la pelle vellutata come una pesca. Lidia aveva un cuore che cantava, così la definisce suo padre. Aveva l'infinito dentro e aveva un cuore che cantava. Chi può aver ucciso una ragazza così e perché? Cerchiamo di ricostruire cosa ha fatto Lidia il giorno in cui è scomparsa. Alessandro Riva e Lorenzo Viganò lo hanno fatto per noi. Ciao Lorenzo. Ciao, ciao Alessandro. Allora, so che avete ricostruito le ultime ore di Lidia. Sì, ecco, cosa è successo quel giorno? Noi abbiamo parlato un po' con i genitori e con le amiche e abbiamo appunto cercato di rimettere insieme tutti i tasselli. Innanzitutto c'è da dire questo, che quello era il primo, erano le prime vacanze di Natale che non passavano insieme, la famiglia Macchi non passava insieme. Loro erano in montagna, la sorella era il sestriere. L'ultimo capodanno Lidia lo passa insieme ai suoi amici di Comunione e Liberazione, fanno una festa, vanno ad una festa, dopodiché il primo gennaio parte e con, sempre con gli amici di Comunione e Liberazione vanno ad Assisi per un itinerario spirituale. Sì, e questa di Assisi poi è stata una gita anche felice e spensierata. Le foto che abbiamo di lei di quei giorni sono foto sempre sorridenti. Abbiamo la testimonianza di un amico che era con lei al ritorno sul pullman, lei era serena, gli ha raccontato di come aveva passato il Natale, di come insomma stava bene. Dopo cosa succede? Torna il 4, da Assisi torna il 4 e torna con una sua amica, passa la notte tra il 4 e il 5 con questa sua amica, stanno alzate fino a tardi. Dove a chiacchierare, questo? A casa. E il giorno dopo invece lo passa tutto il giorno a studiare. Sì, uno dei due punti oscuri però di questa giornata sono alcune telefonate, Lidia fa e riceve. Ecco, cosa sappiamo di quelle telefonate? A chi telefona? Non lo sappiamo, abbiamo semplicemente la testimonianza della nonna che si ricorda vagamente di alcune telefonate appunto fatte o ricevute da Lidia. Certo è che Lidia quel giorno avrebbe voluto andare a Cittiglio, a trovare all'ospedale di Cittiglio, a trovare una sua amica Paola che il giorno prima si era ferita in un incidente stradale, aveva slittato con la 500 e si era ferita.
Può essere che cerchi qualcuno al telefono o per farsi accompagnare o per andare insieme in treno, perché quel che è certo è che lei quel giorno era senza macchina. Il secondo mistero? L'altro punto scuro, ancora oggi, che non ha spiegazioni, riguarda l'unico avvistamento di Lidia quel giorno fuori da casa, cioè viene vista alla stazione vicino a casa sua, la stazione di Casbeno, che guarda gli orari ferroviari, probabilmente proprio per trovare un treno che la porti a Cittiglio dalla sua amica Paola. Però probabilmente gli orari non sono quelli che le vanno bene e quindi non prende nessun treno. Sì, noi abbiamo visto che di treni tra Casbeno e Cittiglio ce n'è circa uno ogni mezz'ora. Volendo lei avrebbe potuto trovare un treno buono per arrivare dalla sua amica all'orario di vista dei parenti, che è tra le 7 e le 8, e ritornare per cena. Sì. Sta di fatto che però non prende un treno. O forse era lì perché aspettava qualcuno che doveva arrivare con il treno, però anche questo qualcuno non arriva. Quindi Lidia quel giorno sta a casa, riceve delle telefonate di cui non sappiamo niente, va alla stazione ma non prende nessun treno. E poi? Beh, nel frattempo i genitori che erano in montagna decidono di tornare prima del previsto. Loro avrebbero dovuto tornare probabilmente il 6, il giorno dopo. Sta di fatto che alle 7:20 arrivano a casa con la macchina. E lì Lidia è un po' sorpresa, naturalmente, perché non li aspettava. È molto felice di vederli, soprattutto è felice di vedere suo fratellino nato 10 mesi prima. E naturalmente, essendo arrivati, chiede a suo papà di prestarle la macchina per andare a trovare Paola Cittini. Sì. E suo padre naturalmente gliela dà, l'avverte però che l'auto è in riserva e quindi le dà 10.000 lire per fare benzina. A questo punto saranno circa le 7 di sera e Lidia parte con la macchina verso Cittiglio. Noi abbiamo fatto quella strada più volte, tra casa di Lidia e Cittiglio ci saranno al massimo 20 minuti se c'è traffico, 20 minuti, mezz'ora, ma non sì, di più, molto vicino. Per cui, che vuol dire che alle 7:30, al massimo alle 7:30 Lidia arriva all'ospedale di Cittiglio. Ci racconta Paola che era serena, tranquilla, senza nessun problema, chiacchierano un po', finché alle 8:10, quando guarda l'orologio, vede che sono le 8:10, dice: mio Dio, è tardi, mi aspettano a casa per cena, devo andare. Esce dalla stanza e da quel momento Lidia scompare nel nulla. I sospetti dei carabinieri, i primi ad accorrere sul luogo del delitto e i primi a condurre le indagini, si orientano sulla pista del Balordo. Quello è un brutto posto, un posto da tossici, un posto che per trovarlo bisogna prima conoscerlo. Lidia forse ha dato un passaggio a qualcuno, un tossico dipendente conosciuto nelle sue attività di volontariato, uno che non ha la testa a posto e che in un raptus la uccide. Sì, però, sia la famiglia che i compagni di Lidia escludono che fosse impegnata in attività di quel genere. Così come escludono che Lidia avrebbe dato un passaggio ad una persona se non l'avesse conosciuta molto bene. Allora è stato uno sconosciuto, un pazzo, uno che la aggredisce e se la porta via. In questo senso c'è una testimonianza molto inquietante. Una ragazza di 26 anni avrebbe visto proprio quel lunedì sera e proprio in quel parcheggio un tipo sospetto. È un tipo che la segue mentre attraversa il parcheggio e quando lei entra in macchina, spaventata, si aggrappa ai vetri e allo specchietto e le chiede di accendere una sigaretta, ma con un modo di fare così strano che appena può la ragazza scappa. Non è l'unica segnalazione che arriva da Cittiglio, è proprio dai dintorni dell'ospedale. Il 7 gennaio, il giorno del ritrovamento di Lidia, una persona che lavora nella clinica dice di aver dato un passaggio a un ragazzo sui 25 anni. È un ragazzo strano, che dice di essere sotto l'effetto di uno stupefacente e che mostra a quella persona alcune macchie di sangue che ha sui pantaloni, all'altezza delle ginocchia. È lo stesso ragazzo a dire che sono macchie di sangue, che si è procurato mentre cercava di iniettarsi una dose di eroina. Ancora, 2 giorni dopo, il 9 gennaio, un'altra persona che lavora nell'ospedale dice di aver notato nel parcheggio un ragazzo di 25 anni che corrisponde a quella descrizione. Ha un giubbotto, è robusto e ha i capelli neri tagliati corti. L'uomo dice che il ragazzo ha in mano qualcosa che sembra una pistola e pronuncia frasi minacciose contro tutto il mondo. Anche la polizia batte la pista del Balordo e gira per negozi e abitazioni mostrando un identikit. Poi però arriva qualcosa che indirizza le indagini in un'altra direzione. Tra gli effetti personali di Lidia, la polizia ha trovato una lettera. Poche righe,
scritte su un foglio a quadretti, che parlano di un grande tormento, che potrebbe sembrare un amore impossibile. Certo, potrebbe non essere niente. Lidia parla spesso di tormenti, e sono i tormenti di un animo religioso di fronte al mondo. E poi quella è l'età degli amori impossibili, delle passioni inconfessate. Però poi succede qualcos'altro. In quei giorni arriva un'altra lettera strana. Beh, in effetti c'è una lettera. Una lettera che è arrivata così con le decine di altre lettere i primi giorni e che al momento non è stata data l'attenzione dovuta, perché in questo, nell'accaduto di Lidia, molta gente ci ha scritto, moltissime lettere di solidarietà, di commozione, di vicinanza, di condivisione, telegrammi. E c'era anche questa lettera che posso dire solo il titolo, In morte di un'amica, una lettera molto difficile da interpretare, strana, che non ritengo sia stata scritta da un mitomane, perché comunque è arrivata troppo presto, e che è uno degli elementi principali su cui avranno svolgimento le indagini per vedere negli aspetti della psicologia della persona che ha scritto e dei contenuti che ci sono. Voi pensate possa essere stata scritta dall'assassino? Beh, io sento che è stata scritta dall'assassino, cioè perché i contenuti sono... fanno molto pensare, a quella notte. Quella lettera si intitola In morte di un'amica ed è un vero e proprio delirio pseudo-religioso, con vaghi riferimenti alla Bibbia e un morboso senso di pietà nei confronti di Lidia. In fondo, come firma, uno strano simbolo circolare, completamente incomprensibile. Quella lettera non viene rivendicata da nessuno degli amici e dei conoscenti della famiglia e arriva troppo presto. Arriva il giorno del funerale, troppo presto perché la stampa possa aver avuto un qualche effetto su un eventuale mitomane. È una lettera, quella, che viene presa molto sul serio dalla polizia, che indirizza i suoi sospetti su una persona che frequenti l'ambiente di Lidia e abbia una certa cultura religiosa. La squadra mobile e il sostituto procuratore interrogano sistematicamente tutti gli amici di Lidia, tutti i suoi compagni di comunione e liberazione, compresi quelli che ne hanno ritrovato il corpo, e alla fine appunta i suoi sospetti su una persona ben precisa. Questa persona è Don Antonio, è il responsabile dell'oratorio in cui Lidia si trova con gli scout, ed è quello stesso sacerdote che ne ha benedetto il corpo al momento del ritrovamento. Don Antonio viene convocato in pretura il 17 giugno, 5 mesi dopo il delitto, e trattenuto per interrogatorio fino alle 18:15 del giorno dopo. A suo carico ci sono alcuni indizi. Intanto c'è una certa confusione riguardo al suo alibi e i movimenti di quella sera. Don Antonio dice di avere cenato e poi di essere tornato in canonica per preparare il sermone del giorno dopo e poi di essere andato a letto verso mezzanotte come al solito. Contemporaneamente, 3 sacerdoti e 1 insegnante di religione dicono che Don Antonio era con loro quella sera, ad una riunione. Certo, forse si sbagliano, forse si confondono, o forse Don Antonio confonde, se a ricordare male. Per vederci chiaro, il sostituto procuratore trattiene tutti per interrogatori, provocando un vero e proprio conflitto tra procura e curia, che arriverà fino a un cardinale e fino al procuratore generale della Repubblica di Milano. Alla fine, Don Antonio chiarisce la sua posizione. Però ci sono altri 2 indizi. C'è un coltello da Boy Scout, che Don Antonio ammette di possedere. È un coltello simile a quello che ha procurato le ferite su Lidia, ma Don Antonio non riesce più a trovarlo quando glielo chiedono. E poi, durante il sopralluogo, si sente male. La polizia è convinta che Lidia non sia stata uccisa nel luogo in cui è stata ritrovata e cerca un altro luogo, un altro bosco nascosto, una casa abbandonata, qualcosa che si trovi in quel raggio di chilometri che può essere coperto dalla riserva della Panda. Dentro quel raggio c'è il luogo in cui Don Antonio portava gli scout per le escursioni. In quel luogo, quando la polizia ce lo porta, Don Antonio si sente male. Certo, non è un granché come indizio. In quei giorni, Don Antonio è sottoposto ad un notevole stress. È una persona molto chiusa, molto riservata, dalle emozioni molto controllate. Però in quei giorni viene continuamente interrogato da squadra mobile e sostituto procuratore. Per non contare anche il trattamento a cui viene riservato dalla stampa. Chiunque in quelle condizioni potrebbe cedere. Altro
a carico di Don Antonio non c'è e le indagini segnano il passo per un certo periodo. Poi, in novembre, 11 mesi dopo il delitto, succede qualcos'altro. Siamo in novembre, 11 mesi dall'omicidio. A dare uno scrollone alle indagini e a farlo in maniera spettacolare è proprio la televisione. In quei giorni Enzo Tortora sta conducendo un programma che si chiama Giallo e da lì lancia una sfida alla città di Varese. Siamo nel 1987. Gli esami sul DNA sono appena agli inizi e in Italia non sono mai stati fatti. Però in quei giorni è successo che in Inghilterra un intero villaggio si è fatto prendere il sangue per confrontare le proprie impronte genetiche con alcune tracce organiche trovate sul corpo di due ragazze violentate e uccise. I laboratori di Scotland Yard in questo modo sono riusciti a scoprire l'assassino e a scagionare un innocente che era in galera al posto suo. Gente di Varese, dice Enzo Tortora, saresti disposta a farti prendere il sangue per la giustizia? È una provocazione che la città di Varese raccoglie al 74% immediatamente. Però non c'è bisogno di prendere il sangue a tutta la città. Il giudice istruttore, che nel frattempo ha ereditato l'indagine, ordina che venga prelevato il sangue a Don Antonio, che da quel momento viene formalmente indagato. E poi ordina che venga prelevato anche ad altre tre persone. Uno studente compagno di Lidia, una persona pregiudicata per reati sessuali ed un tecnico specializzato di Varese, che una soffiata ha indicato come uno che c'entra. Il sangue dei quattro sospettati viene inviato ai laboratori di Abingdon, in Inghilterra, per essere confrontato con le tracce organiche ritrovate sul corpo di Lidia. Passano sei mesi e poi i risultati tornano in Italia, quei risultati che potrebbero dire se tra quei sospettati c'è l'assassino di Lidia. Gli esami per il DNA richiedono un'apparecchiatura troppo sofisticata anche per la scientifica di Bologna. Solo per questa volta, quindi, non andremo a parlarne con il commissario Silvio Bozzi, ma con il professor Bruno Dalla Piccola, ordinario di genetica medica presso l'Università di Tor Vergata di Roma. Professor Dalla Piccola, che cos'è il DNA? Il DNA è una molecola, cioè una struttura estremamente stabile nella quale è contenuta la nostra carta d'identità, cioè tutto quello che siamo noi nelle nostre condizioni di normalità oppure quando sviluppiamo molte malattie è già scritto in questo codice genetico che si chiama DNA. E che cos'è l'esame del DNA? L'esame del DNA consiste nell'estrarre dalle cellule che abbiamo nel nostro organismo, le cellule che posseggono un nucleo. Dentro il nucleo c'è il DNA e questo DNA viene decifrato attraverso l'analisi del DNA. Che tipo di applicazione può avere in un'inchiesta per omicidio? Beh, diciamo che oggi è diventata l'indagine cardinale. Laddove è possibile avere una traccia di DNA, cioè una traccia biologica, ed è possibile fare un'analisi, ed è possibile fare dei confronti, in quel caso quello che ci dice il DNA ormai è un'accuratezza così probante, così determinante, che diventa veramente il punto centrale di tutta un'indagine. Facciamo un esempio, da che cosa si può ricavare? Beh, diciamo che si parte appunto da un materiale biologico, può essere una goccia di sangue, perché basta veramente poco, al limite basterebbe una cellula, ma la cellula di fatto non la si vede. È sufficiente un capello, è sufficiente un qualunque piccolo campione di DNA che noi riusciamo a recuperare. Nella saliva? Ad esempio nella saliva e nel liquido seminale, quindi in caso di una violenza. Le fonti sono infinite. Nelle urine noi abbiamo un'enorme quantità di cellule, quindi le fonti sono veramente le più disparate. Il punto è quello di riuscire a partire da questa traccia, che può essere anche molto piccola, e cercare di amplificarla, cioè di ottenere un maggiore quantità, un maggior volume di DNA. Cioè, poche parole, da una piccola quantità a farne grandi quantità. La grande quantità ha il vantaggio che permette di fare un numero maggiore di confronti, quindi di arrivare ad una attendibilità del risultato che è estremamente elevata. Nel 1987 l'esame del DNA venne usato tra le prime volte nell'omicidio di Lidia Macchi, ma dalle tracce rinvenute sul corpo e spedite in Inghilterra per l'esame non si riuscì a stabilire l'identità del probabile assassino. Che cosa potrebbe essere accaduto allora? Ma probabilmente, per fare delle ipotesi e richiamando quello che ho prima detto, parliamo di un'epoca nella quale non esistevano ancora nelle applicazioni alla medicina forense, alla medicina legale, queste tecniche di amplificazione del DNA che erano da poco state presentate, pubblicate per altri tipi di applicazione. E questo potrebbe significare che
Trattandosi di una traccia biologica, quindi una scarsa quantità di DNA, questa quantità di DNA non è stata adeguata a essere analizzata con i metodi tradizionali che richiedono quantità ampie, varie, notevoli e con la seconda prerogativa, dicevo, un DNA che sia di un buon livello di conservazione. In altri termini, una traccia biologica rischia spesso di non essere in condizioni ottimali per poter essere poi analizzate con quei sistemi che sono un pochino più lunghi e complicati rispetto alle tecniche di amplificazione. Quindi possiamo dire che se l'esame del DNA venisse rifatto oggi, con ogni probabilità si potrebbe riuscire ad arrivare all'identità dell'assassino di Lidia Macchi? Sì, pur non sapendo esattamente come sono state fatte le cose allora, direi che con alta probabilità la risposta è affermativa, nel senso che oggi abbiamo a disposizione quelle tecniche di amplificazione che consentono da poche quantità di DNA di ottenere un risultato, consentono di lavorare con un materiale che non sia in condizione ottimale, come il DNA degradato, dunque in presenza di una traccia biologica oggi è altamente probabile di riuscire ad avere quella risposta che la giustizia cerca di avere. Niente da fare, nessuna risposta da quella direzione, un buco nell'acqua. La storia del DNA ha una piccola appendice che deve essere raccontata. Anche se non era stato in grado di dimostrare la colpevolezza di nessuno, quell'esame è andato a male, non era riuscito a dimostrare l'innocenza di nessuno, lasciando ombre su tutti. Tra questi c'è il tecnico specializzato, l'appassionato di esoterismo. A suo carico, a parte quella soffiata e alcuni libri di magia sequestrati in casa sua, che furono messi in relazione con l'aspetto rituale di quelle 29 coltellate, a parte questo a suo carico non c'era niente e aspettava l'esame del DNA per essere scagionato. Poco dopo le indagini, si accorse di essere molto ammalato e di non avere abbastanza tempo per aspettare il decorso dell'inchiesta. Così andò dal giudice istruttore e gli chiese di essere scagionato completamente o di essere accusato dell'omicidio di Lidia. Il tecnico venne completamente scagionato e appena in tempo, perché 5 giorni dopo morì e morì come voleva lui, da innocente. Sulle indagini, sull'omicidio di Lidia, scende un silenzio di anni. Un silenzio che arriva fino al novembre del 1993, quando arriva un'altra lettera anonima. È una lettera indirizzata all'allora questore di Milano Achille Serra. In quella lettera l'autore mette in relazione l'omicidio di Lidia con un omicidio avvenuto alcuni anni prima. Nel 1971, a Milano, una studentessa di 26 anni era stata ritrovata uccisa nei bagni dell'Università Cattolica. L'autore della lettera dice che l'assassino è un sacerdote di 50 anni, non meglio identificato, e mette in relazione questo omicidio con quello di Lidia, dicendo che il sacerdote ne sa qualcosa. Però, a parte queste piccole affinità, non emerge niente e l'indagine viene archiviata. Torniamo indietro. Lidia vuole andare a Cittiglio. È giusto, c'è la sua amica in ospedale. Ci sono tutti i suoi amici di Comunione e Liberazione là che sono andati a trovarla. Vuole andarci anche lei e non sa che di lì a poco arriveranno i genitori con la macchina. Allora va in stazione. Però perché non prende il treno? Forse non ci sono orari comodi per lei. Forse sta aspettando qualcuno con cui andare all'ospedale, qualcuno che non arriva. Comunque il problema non si pone, perché di lì a poco arrivano i genitori con la macchina. Lidia va all'ospedale e là scompare. Riapparirà soltanto 2 giorni dopo, in quella stradina nascosta. Ecco, quella stradina misteriosa. Andiamo a guardarla meglio. Ecco Carlo, questo è il viottolo che porta al luogo dove è stata ritrovata Lidia. Sì. Allora, si trova in questa località che si chiama Saspini. E siamo alle spalle di Cittiglio, che è lì, alle spalle dell'ospedale, a un 500-700 metri dall'ospedale dove appunto Lidia era andata a trovare l'amica Paola. Quindi abbastanza vicini, quanti minuti da... Pochi minuti, 5 minuti, 6 minuti dall'ospedale, certo. In auto naturalmente. Ecco, come vedi è un terreno molto accidentato, tutto pieno di rovi. Sì, quando noi ci siamo venuti con una macchina normale, diciamo quasi non si riusciva a salire qua, mentre Lidia sappiamo che aveva una Panda, per cui... Sì. Panda poteva anche andare più facilmente, certo. In un viottolo del genere. Probabilmente allora, visto che era il 5 gennaio, sarà stato anche
fangoso, forse con un po' di neve. Sì, in quel periodo aveva già piovigginava, pochi giorni dopo aveva cominciato a nevicare anche. Poi non dimentichiamoci che era notte. Certo. Quindi tutto buio. Qui la zona al di là del cementificio che si può vedere lì a sinistra, che è illuminato di sera, di luci non ce ne sono. Certo. Per cui la strada impervia, salire con un'auto non è assolutamente una cosa semplice e sicura. Tra l'altro questo è un luogo dove non ci passa nessuno, cioè passano giù sulla strada, ma qua bisogna proprio venirci apposta. Certo. Ecco Carlo, questo è proprio il posto dove hanno trovato Lidia, sì. Questo piccolo spiazzo. Ecco. Che posto è questo? Questo è un posto frequentato da tossicodipendenti, da prostitute con i loro clienti, da qualche coppia in cerca di intimità, usato come discarica, come si può vedere. Eppure essendo abbastanza vicino al Cittiglio, comunque sembra già campagna, certo, sembra sì, già completamente fuori dalla città. In mezzo ai boschi, in effetti. Siamo. Ecco, come si scappa da questo posto? Ma dunque si può fare la strada che abbiamo appena fatto, quindi da dove siamo arrivati, questa, mm-hmm. Oppure strada che continua e va alla cava, sì. Alla cava del cementificio, oppure attraverso questo viottolo che noi questa mattina abbiamo fatto e che adesso ti facciamo fare. Sì, andiamo. Questo è una piccola scorciatoia che non si vede molto, soprattutto la notte bisogna conoscerla per farla, perché è proprio un viottolino in mezzo ai... Ma questo sentiero dove porta? Ora qualche secondo di pazienza e lo scoprirai. Non so se hai sentito questo suono, guarda. Siamo alla stazione. Siamo esattamente alla stazione di Cittadina. Ti ha portato Lidia e la sua macchina in quel luogo, doveva conoscerlo molto bene. Pensate ad una persona che si avventura su per quella stradina, trovata per caso, di notte, senza sapere dove finirà, se potrà girarsi e tornare indietro. Impossibile. Chi ha ucciso Lidia, o ne ha trasportato il corpo, conosceva quella zona molto bene. Chi è stato? Un balordo. Un pazzo. Lidia è appena uscita dall'ospedale e sta per tornare a casa. Ha fretta, è tardi. Ma all'improvviso, prima che riesca a partire, qualcuno, uno sconosciuto, apre la portiera della Pandel e sale in macchina. Un brutto tipo, uno che fa paura, uno che la minaccia con un coltello. Metti in moto e andiamo via, e Lidia è costretta ad obbedire. Forse lo sconosciuto vuole soltanto i suoi soldi. Forse Lidia riuscirà a parlargli, è in gamba lei. Magari riesce a calmarlo e a convincerlo a lasciarla andare. O forse ha paura e basta. Lo sconosciuto si fa portare in un luogo appartato. Vicino, 10 km al massimo, altrimenti la benzina non sarebbe bastata. Dove? Non lo sappiamo. Una casa abbandonata, una stradina nascosta. Lo sconosciuto non vuole i suoi soldi e Lidia non riesce a calmarlo. Il resto della storia, purtroppo, lo conosciamo già. Dopo bisogna portarla via, lasciarla da qualche parte, non lì, perché quello è un luogo compromettente, qualunque luogo sia. C'è quella stradina tra i rovi che è perfetta. È nascosta e non ci passa nessuno. Basta scaricare la povera Lidia e coprirla alla meglio con quello che c'è. Non c'è neanche bisogno di tenersi la macchina. Basta andarsene alla luce dei fari, lasciati accesi per vederci qualcosa, imboccare il viottolo, pochi metri nel buio, e c'è la stazione, e da lì si può andare dovunque, fino alle 10 di sera. Oppure Lidia conosceva il suo assassino. Lo incontra fuori dalla stanza di Paola, naturalmente, altrimenti lei lo avrebbe raccontato alla polizia. È un suo coetaneo. È una persona che ha conosciuto durante una delle sue numerose attività. O forse è una persona più grande di lei. Chiunque sia, Lidia lo fa salire in macchina, forse per un passaggio. Certo, è tardi e lei deve tornare a casa per cena, ma forse quel passaggio è di strada. O forse quella persona le dice che deve parlarle di qualcosa di importante subito, che non può aspettare, e lei non se la sente di contraddirlo. Poi succede qualcosa. Quella persona desidera Lidia. La desidera da tanto tempo. Lei è così bella, così dolce. Lei è sempre così gentile, e forse quella persona ha frainteso la sua disponibilità. O forse ha capito male una di quelle frasi che si dicono scherzosamente a quell'età. O forse la desidera e basta. E allora il coltello.
unito allo sgomento di Lidia di trovarsi di fronte ad una reazione così inaspettata da una persona conosciuta. Dopo, quando è finito tutto, Lidia trova la forza di reagire, scappa così com'è, oppure aggredisce quella persona, la minaccia, dice che lo denuncerà e quella persona perde la testa. Corre dietro a Lidia, la insegue, la raggiunge e la colpisce la schiena 29 volte. Oppure, chi ha ucciso Lidia in quello spiazzo poteva non essere solo. Dopo averla uccisa, ha chiamato qualcuno, disperato, e questo qualcuno lo ha accompagnato fino a quello spiazzo tra i rovi. Hanno lasciato Lidia sull'erba, l'hanno coperta con quel cartone e poi via, con la seconda macchina. Non cambia molto. La sorella di Lidia dice una cosa giusta e la dice con la giusta indignazione. Di fronte agli articoli dei giornali, che si occupano quasi esclusivamente dell'omicidio e non della vittima, dice che oltre al coltello c'è anche lei, c'è Lidia, la sua eredità, il suo carattere, la sua personalità. Signor Macchi, che eredità vi ha lasciato Lidia? Lidia è sempre presente. È la persona che muove il nostro cuore, no? E che ha tenuto unito soprattutto la famiglia in questi anni, perché l'esperienza ci ha insegnato che il dolore, se non viene trasfigurato in qualche cosa di positivo, è come avere una bomba dentro che esplode con mille schegge e non si conoscono i risultati. Negli atti pratici abbiamo così dapprima subito ascoltato degli amici che lei aveva in Africa e in Uganda, e lì la Fondazione Lidia Macchi, che ha svolto, diciamo, le sue attività principali con la costruzione di un centro giovanile in una località periferica di Kampala, dove abbiamo fatto questo luogo di ritrovo per questi bambini, è un grande centro. In Italia invece? Diciamo che vedendo come quando si incontravano altre famiglie che avevano perso i figli, si vedeva la disperazione in cui queste famiglie vengono lasciate dopo i funerali e non hanno più nessuno, no? E hanno questo senso del possesso di questo figlio e quindi hanno un dolore che rischia di finire in disperazione, proprio perché non viene educato e quindi non è fonte generante nei confronti degli altri. Allora, così con qualche amico siamo trovati e abbiamo cominciato a costruire un piccolo nucleo che abbiamo poi chiamato Famiglia in Cammino. Noi proponiamo un cammino di fede che proprio fa maturare il dolore, lo trasforma dalla disperazione in un qualcosa, in un desiderio di fare del bene. Lidia e il coltello. L'eredità di Lidia vivrà per sempre, appartiene ad una dimensione che non è di questa terra. Qui resta il coltello, ancora libero e sconosciuto. Chi è? Perché l'ha fatto? Dov'è? Lei crede che questa persona abbia consapevolezza di quello che ha fatto? I meandri della mente sono tortuosi. Non è facile dirlo. Comunque io credo che sia una persona sola con un peso enorme sulla coscienza, uno che non può confidare, che comunque faccia fa una vita triste. L'unica sua possibilità è quello di un pentimento e dopo un pentimento che deve essere anche concreto, cioè un desiderio comunque di pagare la sua colpa, deve esserci una confessione, perché sennò si deve comunque ricordare che qui può farla franca, ma c'è comunque un giudizio finale, un'eternità a cui non può sfuggire. È meglio pentirsi qui. Il signor Macchi ha ragione. Questo non è un romanzo giallo e chi ha ucciso Lidia è un altro uomo ombra svanito nel nulla. Ma come nei romanzi di Chesterton, chi ha ucciso Lidia, chi ha colpito 29 volte una ragazza come quella, ha un grosso peso sulla coscienza, col quale prima o poi dovrà fare i conti. E chissà, forse prima o poi anche le indagini riusciranno a trovare quel particolare nascosto, quel particolare dimenticato, che possa far risolvere il caso. Ma questo è il coltello, come dice la sorella di Lidia, e non è l'unico elemento di cui dobbiamo tener conto in una storia come questa. L'altro, naturalmente, è Lidia, è la sua eredità concreta, sono i suoi ricordi, tutto quello che lascia una ragazza come quella, che scriveva in continuazione dappertutto,
e che sorrideva sempre nelle fotografie. Una ragazza come lei, che aveva il cuore che cantava.